Allora, vedete? Sì, qua si vede. Ok, questo è un portincenso che ho disegnato con un amico e oggi lo utilizzeremo per andare a creare un rendering. Dato che questa lezione è molto improntata più sul product design, ho preso, diciamo, un prodotto. La prima cosa che dovete fare quando volete fare dei rendering è innanzitutto cercare delle referenze. Io i rendering li classifico in tre tipologie. Still life, ambientato, indossato, barra interazionale. E adesso vi spiego le differenze. Allora, io su Behance ho un po' di immagini salvate, che sono delle reference che ho dei designer, degli artisti, da cui prendo spunto. Per intenderci, uno still life potrebbe essere qualcosa di questo tipo. Quindi l'oggetto in un ambiente neutro, di solito bianco, senza troppi elementi. Anche questo è considerato uno still life. Mettiamo altri esempi. Questo è uno still life. Questo è uno still life. Se vogliamo vedere un corrispettivo a livello di ambientato di questo prodotto, possiamo dire che questo invece è un ambientato, perché è messo in un contesto. Questo anche è un pochettino ambientato, anche se l'ambientazione è molto semplice. Questo è sicuramente un ambientato, e questo si potrebbe dire che è un interazionale. È, diciamo, quel rendering dove magari vedete come si interagisce con l'oggetto. Nel caso di gioielli, scarpe, cose di questo genere, di solito si parla anche di indossato, quindi si fanno tipo dei Photoshop dove si va a simulare l'interazione con il nostro prodotto. Questo è un ambientato, con una leggera animazione. Questo è quasi uno still life. Però in realtà ha degli elementi di contorno. Questo è un interazionale, nel senso che vedete la mano che interagisce con l'oggetto e ci mostra un po' l'interazione che avviene con l'oggetto. Ecco, questo ad esempio è considerato uno still life. In questo caso l'ha fatto a modalità animazione con anche le varianti colore. Come vedete già da qui potete avere molti spunti come renderizzare il vostro oggetto. Quindi abbiamo detto still life, quindi si parla di rendering molto semplice con sfondo neutro, ambientazione neutra. Poi si parla di ambientato, quindi oggetto che viene inserito in un contesto e viene, diciamo, fotografato. Abbiamo visto l'interazionale o barra indossato che mostra l'interazione con l'oggetto o l'oggetto indossato e utilizzato. Quindi abbiamo detto cerchiamo delle reference, quindi per ognuna di queste categorie, still life, ambientato, indossato, internazionale, cerchiamo delle reference. Come vedete io ho già trovato dei progetti che mi possono essere di aiuto come reference. Immaginate ad esempio qui di non avere questo oggetto ma di avere il vostro prodotto. E su cosa dobbiamo concentrarci? Quello su cui dobbiamo concentrarci è la composizione, l'inquadratura, le luci, le ombre, i materiali e i colori, ma questo lo vedremo dopo. Quello che mi interessa all'inizio è trovare delle reference con una buona composizione, con una buona inquadratura, con delle buone luci e ombre. Il primo rendering che faremo sarà uno still life. Allora, io questo oggetto l'avevo anche fotografato, quindi magari prendo come reference una fotografia così vi faccio vedere come poterlo gestire. Questa potrebbe essere un'ambientazione interessante, nel senso l'oggetto su un fondale bianco con un'ombra di una pianta. In questo caso io ho usato questa qui per dare un po' di atmosfera, perché uno degli errori che si fanno quando si fanno gli still life è farli in maniera troppo fredda, troppo neutra, senza dargli un po' di ambientazione. E quello non trasmette una forte emozione poi a chi guarda il vostro oggetto. Quindi proviamo a fare qualcosa di questo tipo. Ok, Rhino 6 l'ha preso. Quindi abbiamo inserito il nostro oggetto nella scena. Adesso la prima cosa è impostare il formato diciamo della vostra foto, chiamiamola così. Per farlo dobbiamo andare su immagini. Io in questo caso utilizzerò un formato HD orizzontale, quindi vado su immagini, landscape, e cerco 1920x1200. Clicco e lui me l'ha messo in orizzontale. Perfetto. Ovviamente se invece avete bisogno di un formato verticale, utilizzate un formato verticale. Questo lo decidete voi. Abbiamo questa reference, quindi abbiamo un fondale e mettiamo un fondale. Per mettere un fondale basta andare su le geometrie e i modelli. E qui abbiamo il nostro fondale. Doppio clic e lui lo applica. È probabile che magari sia un po' piccolo, quindi potete scalarlo a seconda di quello che vi serve. Quindi adesso dobbiamo impostare un'inquadratura iniziale che ci servirà come inquadratura standard. Per farlo attiviamo anche la griglia dei terzi. Come si fa? Andando nelle telecamere, andate su Free Camera, vi spostate, vi scegliete un po' il come volete inquadrare l'oggetto. In questo caso voglio inquadrarlo su un tre quarti. Per cominciare, controlliamo che la telecamera sia impostata con una focale idonea, quindi abbiamo detto minimo 35 mm, lo standard è 50 mm e al massimo 85 mm. In questo caso io rimango sui 50. Ok, attivo come vi dicevo la griglia dei terzi, e la griglia dei terzi ci serve per aiutarci a posizionare l'oggetto in quelli che sono i punti forti dell'inquadratura. I punti forti sono quelli dove si incrociano le linee, quindi in questo caso io farei così. E vedete che in questa maniera io riesco ad allinearlo a questi due punti, quindi l'occhio quando entrerà in scena molto probabilmente cascherà qui l'occhio. E poi andrà su questo, poi andrà su tutto il resto. Ricordatevi questa cosa della legge dei terzi perché è fondamentale da capire. Se andate su internet e fate una ricerca vi mostra come viene applicata. E
Ok, questa inquadratura mi piace, quindi creo una nuova camera, la chiamo camera 1, va bene, e la blocco, perché in questa maniera non perdo inquadratura. Vado in free camera e adesso posso spostarmi tranquillamente. Adesso prendo la mia reference e analizzo un attimino la mia reference a livello di luci. Se notate qui c'è un'unica luce che arriva da destra e che crea quest'ombra così. Quindi noi proveremo a ricreare questa luce. Questa luce è un po' come se fosse un faretto, come se fosse quasi il sole. Per farlo andiamo su Environment, creiamo un nuovo Environment e lui ci farà questo Environment grigio. Nella parte di Environment voi potete scegliere, diciamo, il colore di base dell'Environment. In questo caso rimango su qualcosa di neutro e scuro e gli do l'ok. Però sappiate che potete impostare anche dei gradienti, come questo. Io magari provo a impostarlo al contrario, così. Ok, anche questo potrebbe essere una buona base da cui partire. Potete utilizzare anche il Sun and Sky. Il Sun and Sky praticamente vi attiva questa modalità dove avete un'unica luce, che è quella del sole. Vedete che lui mi fa spostare questa luce lungo questa curva. Quella curva lì rappresenta la curva che fa il sole quando sorge e quando tramonta e quando risorge. Se volete uscire da questa curvatura potete dirgli Custom Sun Position, quindi uscire totalmente e posizionarlo dove volete voi. Allora, notate che in questa maniera, torno sulla mia telecamera così, ok, vedete che sto ricreando quasi l'ombra che ho nella mia immagine di reference. E questo potrebbe essere un buon metodo per, diciamo, creare le ombre. Però io di solito ne uso un altro, perché questa del sole mi vincola un po' troppo. Quello che faccio è lasciare un gradiente, lascio il bianco sotto e il nero sopra, e poi cosa faccio? Vado nelle luci e aggiungo una luce. Allora, seguite bene questa parte perché è importante. Io adesso mi sposto la luce, vedete che ruota attorno al mio oggetto. Vedete che qui è attivo questa cosa qui, e in pratica se cliccate sull'oggetto o sulla scena, lui va a posizionarvi la luce in modo che rifletta esattamente su quel punto. Quando avete finito dovete dargli l'ok, se no cliccando poi continua a spostarvela. Adesso io me la sposto così e poi cosa faccio? Riduco il raggio della luce, la faccio molto 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 piccola e aumento la potenza della luce, quindi la luminosità, e vado a mettere un valore tipo 1000. Guardate le ombre che fa. Le ombre in questo caso le sta facendo leggermente sfumate, ma se io le voglio più nette, quello che devo fare è rimpicciolire ancora di più la fonte di luce, di farla molto 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 piccola, ad esempio 0,5, e farla molto molto luminosa. In questo caso arrivo a 10.000 di luminosità. Ed ecco qui, vedete come sono più nette? Comunque, il concetto è questo: più è piccola la luce, più è potente a livello di luminosità, più le ombre sono super nette, come vedete. Se io invece queste ombre le voglio un po' più sfumate, quello che devo fare è ingrandire la luce, però ingrandendola vedete che aumenta la potenza e quindi devo rimpicciolire, devo abbassare la potenza. E qui vado a metterla a 5 e riduco di nuovo e quindi scendo, metto 1000 magari. E vedete come le ombre si iniziano a sfumare. Ovviamente se ci giocate un pochettino riuscite un po' ad ottenere esattamente il tipo di ombra che volete. Io in questo caso non voglio esagerare troppo, voglio fare un'ombra un po' morbida. Quindi aumento un po' la grandezza, abbasso un po' la potenza. Una cosa del genere potrebbe andare. Poi, ovviamente, in base a come ruotate la luce nell'ambiente, la proiezione cambia. Vedete che se mi abbasso, l'ombra diventa molto lunga. Se mi alzo, l'ombra diventa più stretta. Quindi siete voi che controllate la direzione dove va l'ombra. E io starei su una cosa così. Ok, quindi adesso abbiamo impostato una base di luce, perché poi andremo a risistemarla. A questo punto direi che possiamo vedere la parte di materiali. Io qui vorrei provare a farlo tipo in ottone, e quindi vado nei preferiti, gioielleria, e vado a prendere brass. Gli do questo e gli do questo. Poi faccio edit material e gli do un po' di ruvidità. Ah, un'altra cosa, adesso andiamo in free camera. Sì, questo. Ah, ok, vedete che io qui ho questa parte sotto che non è smussata, è molto netta. Come vi avevo fatto già vedere, se voi andate in scena, selezionate le parti, in questo caso ho premuto CTRL, quindi parte sopra, CTRL parte sotto, oppure le potete selezionare da qui, dai livelli. Andate su proprietà e andate nella parte di round edge, che sarebbe quello che vi aggiunge lo smusso. Ovviamente fate attenzione, vedete che qui l'ho già rovinato perché è troppo, quindi devo abbassarmi un po'. Ok, secondo me così può bastare. Questa cosa qui è importante perché gli dà molto più realismo. Guardate il filetto qui di luce, se io tolgo questo, vedete che sparisce e vi perdete le linee dell'oggetto. Quindi è importante inserire questa cosa qui. Ma non esagerate perché succede questo, che vi fa dei difetti. Dovete dargli giusto quel pochettino per fare il filetto di luce. Ecco qui. Andiamo su materiali, tasto destro. Edit Material. Ok, è così, ce l'ho selezionato. Lì cambio il tipo di materiale. Io lo posso cambiare da qui, oppure posso andare a prendere un materiale e glielo applico in questa maniera. Io
In questo caso gli voglio dare un materiale, glielo cambio da qui, lo cambio in plastica standard, vedete che lui ha attivato le proprietà della plastica, vi faccio vedere la differenza. Se vado su diffuse, che era il materiale che c'era prima, vedete che io su diffuse potevo modificare poche cose, avevo il colore, bump e l'opacity, mentre su plastica ho altre opzioni, ho anche la ruvidità, l'indice di rifrazione e poi ho la parte di diffuse speculari e poi nella parte di texture ho anche la mappa delle speculari. Allora, qui io direi che lo facciamo un bianco, ma non bianco puro puro, perché vedete che spara troppo, quindi dovete sempre attenuarlo un pochettino. Gli diamo ok. E gli do un bel po' di ruvidità perché, e gli abbasso l'indice di rifrazione. L'indice di rifrazione è quello che genera la riflessione. Quindi se voi glielo abbassate, ad esempio io questo materiale lo interpreto come se fosse carta, magari un pochettino riflette il colore, ma non riflette troppo come se fosse uno specchio. Quindi gli abbasso molto l'indice di rifrazione e gli do un bel po' di ruvidità. La luce secondo me è troppo troppo forte, quindi vado su Environment e gli abbasso l'intensità. Ok, e qui però non mi piace e gli vado a ridare un po' di indice di rifrazione. Glielo lascio un po' più così. Ok, allora notate questa banda nera che c'è sull'oggetto? Questo è dovuto al fatto che l'ambiente è tanto nero e quindi lui ti riflette, vi riflette quello che c'è attorno. Quindi qui ok, riflette la luce, ma dall'altra parte lui riflette il nero. Quello che possiamo fare è crearci una nuova luce. Vedete che vi si attiva sempre il mirino, che sarebbe questo, e voi potete piazzarlo dove volete. Questa luce però io non la voglio rotonda, la voglio rettangolare. Per trasformarla in rettangolare basta che selezionate rettangolo. Potete cambiargli la dimensione, oppure potete cambiarla o sulla X, non so se vedete qui il cambiamento, o sulla Y. In questo caso gliela tengo così. E vedete come già così è migliorato tantissimo. Ve la spengo e vi faccio vedere prima e dopo. Prima. E dopo. Vedete che non esagero con la luminosità, nel senso che a me serve solo per schiarire quella parte, non mi serve aumentargli la luminosità ad arrivare a bruciarla. Se nel vostro rendering avete il bianco così sull'oggetto è un problema perché la state bruciando. Quindi dovete sempre rimanere un po' in sottoesposizione perché è facile poi aggiungere un po' di esposizione, invece se lo bruciate è difficile abbassargli la luminosità dopo. Quindi andiamo a fare così. E adesso io quello che vorrei è dargli un po' più di ombra esattamente in questo punto. Cosa faccio? Faccio un'altra luce e guardate bene questo passaggio perché è importante e vi servirà tanto per la parte dei gioielli. Faccio questa luce, ovviamente posso piazzarla dove voglio col mirino, quindi io la piazzo qui. Ok, poi ce la sistemiamo bene. Questa luce io la trasformo in rettangolo e cosa vado a fare? Io voglio farla diventare una specie di ombra nera qui che mi serve un po' per dargli un po' di profondità all'oggetto, come se gli dessi un po' di ombra a Photoshop. Quello che faccio è andare nel blend mode. E cambiarlo in alfa e poi nella parte di colore vado a mettergli in nero. Vedete che lui ha trasformato il mio rettangolo in nero e sta sopra all'altra luce. Adesso dalle dimensioni riduco le dimensioni, vedete? Glielo metto in verticale, ok. Vedete come gli ha dato più contrasto. Guardate adesso che lo spengo, guardate che differenza. Vedete come stiamo dando più tridimensionalità all'oggetto in questa maniera? Adesso io questa me la voglio spostare un pochettino più in qua, esatto, e poi la stringo ancora un pochettino per ridurne l'impatto. Un'altra cosa che potete fare, se vedete che queste linee nere sono troppo nette, e vi faccio vedere, cambio un attimino la ruvidità del materiale. Ok, così lo vedete meglio. Torno all'environment, vedete che qui stiamo. Eccola, vedete che io la sto spostando, vedete la banda nera? Allora, vedete che qui però ha un'inclinazione così, io voglio cambiare questa inclinazione, per farlo posso farlo girando l'angolo. Ora, queste luci, come vedete, sono tanto 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 nette. Se le volete sfumare, lo potete fare. Lo potete fare con questa cosa qui che si chiama Fall Off. E lui va a creare una sfumatura, cioè va ad attenuare i bordi del rettangolo. Ve lo ingrandisco così lo vedete. Eccolo. Vedete che lo fa più sfumato. Così è netto. E così lo sfuma. E questo vi può aiutare per andare ad ammorbidire un po' quei contrasti. Stessa cosa ovviamente posso farla con l'altra lampada, l'altro pannello. Gli do un po' di fall off e vedete che me lo ammorbidisce. Vedete come riesco a controllare questa cosa qui. Adesso torno qui sul materiale, Edit Material, e gli do di nuovo la ruvidità. E vedete come si è tutto sfumato. Anche quando fate rendere dei gioielli, io di solito faccio sempre sempre dare un po' di ruvidità, anche quando l'oggetto è totalmente liscio. E di solito dico sempre di mettere una ruvidità di minimo 0,05. Vedete che spezza un po', o se no 0,03, che
che è un po' ancora più leggera. Comunque dategli sempre quel qualcosina, quel pochino, perché vi aiuta un po' ad ammorbidire la secchezza del rendering. In questo caso gli ho dato 0,01. Torno a 0,03 ed ecco l'effetto. E non è male. Edit material, facciamo 0. È uguale, ok, perfetto. No, ecco, vedete cosa è successo? Che ho spostato la luce. Questo è successo perché qui io non avevo dato l'ok. Quindi torno indietro, do l'ok e adesso posso ruotare. Torno nella camera, eccolo qua. Ovviamente, se girate la telecamera, vi gira anche i riflessi, nel senso che a seconda di dove lo vedete, i riflessi cambiano. Quindi tenetelo a mente questa cosa. A volte si possono impostare diversi environment a seconda della vista. Ad esempio, in questo caso possiamo duplicare questo qui, poi andare nella telecamera questa qui e andare a modificarci le luci solo per questo qui. Come vedete, Keyshot adesso tenendolo fermo ha continuato a calcolare, quindi l'immagine è di buona qualità. Disattivo un attimino la griglia dei terzi dalla telecamera, quindi la sblocco. Disattivo la griglia e poi ne blocco. E vedete che non è male così. Questa qui è buona come base per un rendering. L'unica cosa che non mi piace, vedete questa parte qua. Vedete com'è piatta. Gli mancherebbe qualcosa per enfatizzare questa tridimensionalità. Adesso io provo velocemente. Quello che vorrei fare è dargli un po' di luce e di ombra qui e una luce e ombra qui per sfumarla un po' come abbiamo fatto in questa parte. Non so se ho reso l'idea. Quindi proviamo. È un po' come se stessi renderizzando un gioiello col Pantone o a Photoshop. Allora, vediamo se mettendo un rettangolo, piazzandolo qui, vediamo se riusciamo ad azzeccarlo. Quindi lo faccio molto stretto e piccolo. Provo ad aumentare la potenza a vedere che cosa succede. Niente, non riesco a piazzarlo in quei punti lì. Provo a disattivare perché il problema principale è che c'è il piano adesso qui sotto. E il piano vi blocca tutto quello che arriva un po' dal basso. Quindi proviamo a disattivarlo. Però disattivandolo vedete come ha perso un po' di riflessione, di atmosfera. Però intanto proviamo a vedere se riusciamo a piazzare questa luce. Oh, l'ho azzeccata. La vedete? Proviamo. No. Ah no, c'è. C'è qualcosa. Provo ad aumentare la potenza a 20. Oh, finalmente. E l'attenuiamo. Ok, l'accendo e la spengo per farvi vedere la differenza. Guardate com'era prima. Vedete come non riuscite a leggere bene la forma. E guardate come questa luce ci aiuta a dargli un po' più di tridimensionalità. Sì, eccola, un pochino qua potrebbe funzionare. Vado in free camera, zoom. Così vi faccio vedere un po' il dettaglio. Vi faccio vedere come sto muovendo questa luce qui, vedete? La vedete? Quindi praticamente vado a cercare di dargli un po' di effetti. Ok, la tiro un po' giù perché forse è un po' troppo alta. Ma non troppo giù, ecco, vedete? Se la tiro troppo giù sparisce, quindi la tiro un po' di nuovo su. Ok. Duplico di nuovo la stessa luce e cerco di piazzarla qui per creare una sfumatura. Ok, ovviamente è troppo forte come luce. Ritorno nella mia camera, questa qui, e ripiazzo la luce. Ok. E vado ad attenuarla, quindi abbasso la potenza della luce. A me serve giusto dargli quel tocco in più e basta. Ok, direi che è buono. C'è ancora questa parte qua che gli darei la alleggerirei un pochettino. Quindi vado a prendere un'altra luce, magari duplico la stessa, duplica. E questa la voglio però piazzare, quindi attivo il mirino, la voglio piazzare qui, ok. Un po' troppo. Ok, lì. Però è troppo potente. Abbassiamo la potenza. Abbassiamo, abbassiamo. Vedete che però mi agisce troppo su questa luce, quindi io cerco di spostarla un po' e la porto sopra a tutti e gli do un po' di fall off per ammorbidirla un po'. E me la sposto ancora, vediamo se riusciamo. Ecco. Ok, però questa luce è troppo potente, che credo sia questa qui. Dovete sempre cercare di non sovraesporre il pezzo, perché se lo sovraesponete diventa un casino poi riuscire a sottoesporlo. E poi anche questa qui c'è da abbassarla. Adesso c'è da capire qual è, ma credo sia questa. Vediamo se riusciamo. Sì, è quella lì. Vedete che io adesso ho spento la luce, quella principale, quella che crea l'ombra. E vedete l'effetto che ha. Ha un bell'effetto anche così, però gli manca l'ombra come la volevamo. Andiamo in immagini, attiviamo il fotografico. Fotografico dovete usarlo un po' con parsimonia, nel senso dovete saperlo gestire. Applicatelo solo alla fine, se proprio
Vi serve, a volte può anche non servire, però io lo uso per dargli un po' più di atmosfera, un po' più di delicatezza. Allora, abbasso leggermente l'esposizione. I bianchi potete scegliere se farli freddi o caldi. E potete andare anche a toccare un po' i contrasti, ma io non esagererei qui. No, no, rimaniamo così. Allora, una cosa che potete utilizzare per abbassare l'intensità di questa luce è andare a toccare le luci. Dovrebbero essere le Higlight. E vedete che leggermente ve la attenua. E poi potete lavorare anche un pochettino sui bianchi. Però dovete fare attenzione, vedete che succede. Ok. Vado su Environment. Vado su Setting e abbasso un po' l'esposizione generale. Torno su Immagini e tolgo un po' di blu alla luce, la faccio un po' più neutra. Secondo me così potrebbe andare. Perfetto. Ok, allora modifico ancora un attimino il materiale del fondale, lo faccio un po' più bianco. Ok, e gli do un po' di riflessione. Però vedete che aumentando il bianco del fondale, il bianco ovviamente si riflette sull'oggetto, quindi dobbiamo andare poi su Environment e abbassare di nuovo l'esposizione. Ok, è tutto un gioco di regolazioni tra tutte queste che vi sto facendo vedere. E qui secondo me ci siamo. Vediamo l'altro environment. Questo era l'environment di prima. Questa era quello un po' più standard. E vedete le differenze. Ma questo secondo me è abbastanza buono. Adesso applichiamo il materiale alla bacchetta e applichiamo un materiale con una texture legno a questa bacchetta qui e poi una texture un po' tipo incenso a questa. Per farlo io andrò ad utilizzare delle texture, così vi introduco un attimino una parte sui materiali e in che modo li utilizzeremo questi materiali. Allora, questo sito vi permette di andare a scaricare le mappe di questi materiali qui. Ad esempio questo è interessante, questo me lo scarico e potete scegliere la risoluzione a cui volete scaricarlo. Io in questo caso lo scarico una risoluzione di 2K in JPEG. Vedete che qui avete PNG e JPEG. Poi vediamo altri materiali. Mi serve del legno. E proviamo a dirgli wood. Potrebbe andare bene questo per la bacchetta del brucia incenso. E anche qui scarico 2K. Poi mi servirebbe un materiale un po' tipo l'incenso, quindi sarà qualcosa tipo, sarà qualcosa di simile a un muro incrostato. Ma guardate, proviamo questo. Potrebbe essere interessante. Ok. Quindi io mi sono scaricato questi materiali e lui vi darà queste cose qua. Queste sono delle mappe. Delle mappe, delle normali, la mappa delle speculari, le diffuse. E vediamo un attimino come funzionano. E partiamo magari da quella con il legno. Non è... Anzi, no, iniziamo con questa, che è praticamente questo oro, un po' con questo effetto non proprio liscio, e lo applichiamo al brucia incenso. Allora, andiamo su tasto destro, Edit Material, e in questo caso io quella mappa la posso applicare in diverse maniere, sia da qui applicandola sui bump, quindi per applicarla devo andare a prendere questa qui, oppure la mappa delle normali, e trascinarla su bump. E vedete quello che mi fa? Mi crea questa specie di finto rilievo, perché i bump sono finti, nel senso che se io zoomo, 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 non vedo il rilievo. Lui è sempre dritto a livello di... Vedete? Vedete che la linea è dritta, non c'è un reale rilievo, ma è finto. Però l'effetto funziona. In questo caso è un po' troppo eccessivo, quindi devo riscalarlo. Faccio Edit Material, Texture, e vado a scalarla. Queste qua sono già texture tipo pattern, quindi non vedrete mai la linea di congiunzione. Al massimo se la vedete è perché c'è qualcosa nella proiezione che state usando. In questo caso io sto usando una proiezione box, quindi forse in teoria dovrei avere una linea da qualche parte in questi punti, però in questo caso non si vede, quindi può anche andare bene così. Se vedete che l'effetto è troppo accentuato e non vi piace, potete ridurre l'altezza di questo bump andando a selezionare la mappa, andando giù. Andando ad abbassare, eccolo qui, e così rimane un po' più leggero. E questo è come si possono usare i bump. Ovviamente potete applicare qualsiasi tipo di texture. Ad esempio, ovviamente sempre in bianco e nero o con la mappa delle normali. La mappa delle normali sono quelle immagini tipo queste, con questo colore particolare. Se voi trascinate, lo metto nei bump. Vedete che adesso ho fatto questo effetto pelle, lo accentuo ed eccolo qui. Ok, però lasciamolo com'era prima, che andava bene. Adesso passiamo alla bacchetta e passiamo a questa piccola parte sotto che dovrebbe essere di legno. Quindi, come facciamo? Allora, Keyshot ha in realtà dei materiali con il legno, però io volevo farvi vedere come usare queste mappe, quindi useremo queste mappe qua. Vado a prendere la mappa del legno e vedete che anche qui ci dà la mappa delle normali, che lui chiama color, la mappa delle diffuse, che lui chiama color, la mappa dei displacement, che sarebbero i bump o il rilievo, la mappa delle normali, che essenzialmente ci dà un po' l'effetto rilievo.
ce ne dà, ce la dà in due tipi. È la mappa della rugosità, lui la chiama, che sarebbe un po' la ruvidità. È quella mappa che dice dove è lucido e dove è opaco. Adesso andiamo su questo materiale, facciamo Edit Material, Plastic, perfetto. E vedete che qui abbiamo Diffuse, Specular, Bump e Opacity. Andiamo su qui. Le diffuse sono quelle dove mettiamo il materiale con il colore, quindi la texture tipo così. I Displacement sono quelle che usiamo per la mappa dei Bump. E Rogueness, in questo caso non è attivo il Rogueness, però vediamo se riusciamo ad attivarlo da qui. Quindi il grafico dei materiali, e vedete che il grafico dei materiali non fa altro che riportarmi quello che c'è qui, ma mi dà un po' tutto lo schema a livello di nodi. Vado su Rogueness, la trascino, vedete che l'ho trascinata, ma in questo momento non è applicata niente. Io vado qui, la trascino, la metto sul più, e lui mi fa uscire queste opzioni in più. E io la metto su Rogueness. E questo andrà a influire sulla ruvidità del materiale. Ovviamente tutte queste texture devono essere sincronizzate. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete fare occhio, faccio doppio clic su una di queste texture, che sia attivo questo comando qui, in modo che se modificate la dimensione di questa texture, la modifica anche nelle altre. Se invece non lo fate, succede che poi scalate questa, ma poi non combacia con questa qui. Ora cambiamo la dimensione. Faccio tanto. Ok, così. E la ruoto, perché io voglio che sia con un'altra inclinazione. Quindi io ruoto il box. La proiezione che sta usando la possiamo cambiare. Possiamo mettere la cilindrica. Vedete che in questo momento lui la sta proiettando tipo box. Però possiamo usare la cilindrica, perché alla fine è un cilindro il nostro oggetto. Quindi andiamo su Cylinder. Muovi, adesso io non lo vedo il cilindro, però c'è, eccolo, vedete che lui ha fatto il cilindro, però è girato dall'altra parte, quindi io lo devo girare nella parte corretta, tengo premuto Shift, ok, vediamo un po', così dovrebbe andare, in questa maniera mi applica la mappatura in modalità cilindrica. Se volete cambiare le dimensioni del cilindro potete andare a cambiare i valori qui, questo riduce il diametro, vedete, e qui vedete meglio che cosa succede, lui ha l'immagine che viene poi replicata su l'asse orizzontale e sull'asse verticale. Zoomiamo sulla nostra bacchetta e vedete che sto iniziando ad ottenere un po' l'effetto della bacchetta del Blue Cencenzo. Riduco un po' le dimensioni e potrebbe andare. Allora, io stacco un attimino la mappa della rugosità. Ok, la rimetto perché alla fine funzionava. Perfetto, e direi che così ci siamo. Però se notate, lui me l'ha applicata a tutte e due. Io su questo qui non voglio che lui applichi quel materiale lì. Quindi devo fare tasto destro, scollega materiale, unlink material in inglese. E lui me l'ha scollegato. Questo vuol dire che adesso io posso applicare altri materiali all'altra parte dell'incenso. Quello che gli vado ad applicare è sempre materiale plastica. Ok. E questa volta vado ad applicare l'altra texture che ho preso. Ma questa texture che metterò non la utilizzerò. Non utilizzerò i colori, ma utilizzerò solo la mappa dei displacement. Quindi la trascino sulla bacchetta, la metto in bump. Ok, vedete che lui sta iniziando a farmi un po' di rilievo sulla bacchetta, ma non è bellissimo. Quindi dobbiamo sistemarlo un po'. Innanzitutto la dimensione, facciamolo molto fitto, eccolo qua. Opaco. Posso provare ad utilizzare la mappa delle speculari, dovrebbe esserci. Non c'è. Possiamo usare la mappa della rugosità o sempre il displacement, e lo usiamo nelle speculari. Lo trascino, però è ancora troppo lucido, quindi proviamo con l'altra mappa. È sempre lucido, ok. E andiamo semplicemente a dargli un po' di ruvidità. E abbassargli l'indice di rifrazione, che è quello che crea quegli effetti di riflessione. Però dobbiamo aumentargli molto la ruvidità. Poi gli aumento il displacement, però vedete che se anche glielo aumento tanto rimane comunque un po' finto, io invece lo voglio in rilievo. E questa cosa si può fare con un altro metodo. Andiamo nel grafico dei materiali. L'unica cosa, tenete conto che questo metodo è un po' pesante a livello di calcolo, quindi se lo fate dovete cercare di farlo magari su un PC che possa reggerlo. Allora vado sul grafico dei materiali e faccio tasto destro, vado su Geometry e metto Displace. Collego la mia mappa dei bump a Displace e poi Displace lo collego a Geometry alla fine. Come vedete, non succede niente. Vi spiego il perché. Il Displace va calcolato, lui fa un reale displacement della mesh e glielo dovete eseguire. Infatti qui in alto vedete che è comparsa questa cosa qui, che sarebbe esattamente questa. Quindi potete cliccare o qui e vedete quello che è successo. Ha fatto un reale displacement, solo che è eccessivo, quindi dobbiamo abbassargli l'altezza. Magari proviamo a togliere 100 e mettere 1. E vedete che non succede niente, perché dobbiamo di nuovo ricalcolarglielo. Ok. Ed eccolo qui, vedete che è un po' tutto frastagliato. Io proverei a fare ancora un'altra cosa, perché vedete che è molto finto e spigoloso, ma questo perché probabilmente la mesh è troppo poco densa, quindi faccio tasto destro e vado su la ritassellazione, gli dico qualità, provo ad aumentargliela, tassellazione, e zoom, e vedo come me la fa, però io lo voglio molto più denso, sperando che non esploda il PC. Ok. Allora, qui ha un piccolo problema nella tassellazione, perché la fa in maniera non uniforme. E questo poi genererà un effetto non uniforme sull'impatto.
sul displacement. Ok, potete giocare sulla dimensione massima la lunghezza massima di questi segmenti. Quindi proviamo a dargli un valore molto molto basso. Ok, forse così ce la facciamo. Quindi, qualità della tessellazione, vediamo. Ok, qualità della tessellazione la mettiamo a 1. Ok, distanza e tolleranza 0%, angolo proviamo 0%, e poi massima lunghezza del lato facciamo 0,1. Poi andiamo a scendere 0,01. Vediamo se lo prende. Sperando che non esploda. Ok, era un po' forse troppo densa, quindi io l'ho annullato. Faccio 0,05. Ok, forse così ci siano. Ok, direi di sì. C'è una buona densità. Gli diamo l'applica. Ok, done. E vedete come è cambiato. È un po' più dettagliato. Adesso andiamo ad accentuare di nuovo il rilievo. Quindi vado di nuovo su grafico dei materiali, doppio clic sul rilievo, glielo aumento un pochettino e gli faccio ricalcolare il rilievo. Eccolo qui. Ok, così secondo me potrebbe andare. Gli dà un po' quella ruvidità. Se vogliamo accentuarla un po' di più, teniamo la mappa dei bump sempre attaccata e possiamo andare un pochettino da aumentare e diminuire per dargli un po' più di effetto. Però era un po' per farvi capire come funziona questa cosa del displacement. Ed ecco qua. Ovviamente da qui, poi se volete cambiare di nuovo colore potete farlo tranquillamente. Allora, qui vorrei cambiare un po' il colore di quel materiale. Per cambiare il colore potete mantenere quella mappa lì, ma potete fargli fare una fusione. Quindi cosa vuol dire? Fare un blend, come se faceste un blend a Photoshop, vedete? Con qualsiasi colore voi vogliate. Io in questo caso vorrei farlo un po' più scuro. Perfetto, a posto. Torno alla mia camera e direi che ci siamo. Adesso proviamo a farlo acceso. Cosa vuol dire? Vuol dire che proviamo magari a fare un materiale. Ok, proviamo a fare un multimateriale. Allora, facciamo così. Edit Material, grafico dei materiali. E vediamo se me lo ricordo, perché ogni volta me lo dimentico. Allora, oltre ai materiali classici che potete utilizzare, che sono tipo uno dei più utilizzati della plastica, perché come vedete dalla plastica poi io gioco con gli indici di rifrazione, la ruvidità, la mappa del rilievo, eccetera, eccetera, e riesco un po' a ricreare quello che mi serve. Un altro tipo di materiale interessante è l'emissive, che praticamente è un materiale che emette luce. E noi ci serve un materiale che emetta luce. Quindi glielo trascino dentro il grafico dei materiali e vedete che glielo trascino dentro con il materiale, questo qui del bruciincenso. Dell'incenso, scusatemi. Doppio clic, gli do un colore magari rosso. Adesso ci serve solo per anteprima per vedere che effetto fa. E cosa faccio? Io glielo collego alla superficie. Quindi io qui invece di collegargli la plastica, vedete che io ho materiale plastica con le sue mappe, eccetera, eccetera, e poi ho il materiale emissivo. Io cosa faccio? Dico, questo collegamelo al posto della plastica. E vedete che lui ha preso un po' vita, diciamo, e inizia ad emettere luce. Proviamo con. Ah, ve lo faccio vedere cambiando environment. Proviamo ad aumentargli. Ok, e qui lo vedete. Potete decidere di fare in modo che si veda nella telecamera o che non si veda. Potete decidere di farlo vedere nei riflessi o meno. Vedete che se io lo spengo dai riflessi, lo disattivo, nei riflessi non lo vedo. Potete dirgli di creare ombra o meno e potete dirgli se farlo due lati o meno. Questo dei due lati poi lo vedremo magari un giorno e vi spiegherò meglio com'è. Ok, forse così. Provo ad aumentargli l'intensità. Ovviamente più lo fate incandescente, più lui diventa sempre più acceso. Ok, in realtà dovrei smanettarci un po' di più, però adesso quello che mi interessa è farvi vedere il concetto del multimateriale. Allora, per il multimateriale, vediamo se mi ricordo, quindi immaginiamo di avere due materiali, uno e due, plastica e emissivo. Di base io ho la plastica, però poi voglio anche mettere l'emissivo, ma solo in punta. Ovviamente per farlo io cosa devo fare? Devo mettergli una maschera, devo coprire quello che non mi serve nella parte di luce, diciamo, di punta. Se notate, io l'emissivo l'ho attaccato a label e vedete che lui me ne ha aggiunto un altro. In realtà il multimateriale si può fare anche con 3, 4, 5 materiali. Ad esempio, se io prendo un materiale, vediamo un po'. Ah, proviamo questo. Questo qui che si porta dietro una mappa. Ah, ma è questo. Ok. Allora, questo qui è l'effetto che volevo un pochettino ottenere. Vedete che se io lo aggiungo ancora label, lui me lo aggiunge. Eccolo qua, era questo l'effetto che volevo. Quindi questo non mi serve più. Questo nuovo effetto, se notate, il materiale è lo stesso. Nel senso, è sempre un emissivo, solo che ha una mappa nei colori. Infatti se io prendo questa, la metto qui, cancello questo, ottengo praticamente lo stesso risultato. Quindi questo lo cancello e teniamo solo questo qui. Ok, adesso io devo coprire tutta questa parte e lasciare solo la punta accesa. Per farlo gli devo dare una maschera. Per dargli la maschera posso usare anche un gradiente di colore, come in questo caso. Quindi cosa faccio? Sposto un attimino questo qui. Prendo questo, tasto destro e lo duplico. Oppure lo richiamo. Quindi tasto destro, texture e faccio color gradient. Doppio clic e mi esce questo pannellino.
Per vedere questo qui, io lo metto un attimino in colore. Ok, lo vedete la sfumatura? Ovviamente noi possiamo spostarla, sempre col solito discorso delle texture, possiamo spostarcela in questa maniera qua. Tipo, ah, ecco, vedete? Se io me la giro così e la sposto così, ovviamente lui la farà in teoria dall'altro senso. Vediamo se la prende. Più o meno. Adesso vado avanti perché sennò poi vi tengo troppo. Di base, quello che faccio è dargli una sfumatura. Ok, direi che così potrebbe andare. Ovviamente io in questo caso la sto tenendo nel colore per vedere cosa succede, ma se io volessi vederla, volessi vedere come piazzare questa qui, posso attivare un'anteprima da qui, quindi selezionandola, vado su, se non mi ricordo più qual era, eccolo, questa parte qui che è anteprima, preview color. Quindi quando voi selezionate qualsiasi immagine qui dentro, ad esempio questa, se io disattivo, seleziono questa e riattivo questo qui, vedete che lui mi sta facendo vedere come è piazzata la texture. Stessa cosa per l'altro gradiente che è questo qui, se lo attivo lui mi fa vedere dove è piazzato, ma in questo caso non lo vediamo perché è dello stesso colore. Quindi torno su questa, la seleziono, anteprima, e lui mi fa vedere l'anteprima. E dico, ok, mi piace così. Voglio che il nero nasconda la parte di luce e che sì, il bianco me la faccia vedere. E lo collego all'opacità. L'opacità è quella che va a intervenire sulla trasparenza, sul cosa si vede e cosa non si vede nel materiale. E l'effetto è questo qui. Adesso non so perché me lo fa nero, vediamo perché. Perché me lo fa in nero? Se io lo stacco. Ah, forse perché lì devo rifare il calcolo. Ah, no, scusatemi. Perché avevo cambiato l'environment. Torno all'environment normale. Ok. Allora, come vedete, non è perfetto, però vedete come poter fare due materiali e giocando con le maschere riuscire a sfumare da un materiale a un altro. Qui potete ancora andare a fare doppio clic e andare a sistemare meglio questa sfumatura. E vedete, ovviamente se vado a modificare questa, lui mi andrà a modificare questa qui. Sul viola forse non ci serve. Magari diamogli un rosso. Ok, l'effetto è questo, però qui io voglio ancora cambiargli qualcosa. Tasto destro, modifica materiale. Vado sul grafico perché lo vedo poco intenso. Non voglio più intenso. Proviamo sull'emissivo ad aumentargli la potenza, che lo accende di più. Però forse quei viola non ci stanno tanto bene. Quindi vado a modificargli i colori. Non questo, ma questo. Vado a togliergli questo e mandarglielo un po' più sul rosso, aranciato. Ecco qui. Così potrebbe essere. E giocando su questi valori potete andare un po' a cambiare gli effetti. E forse gli serve un po' di giallo. Alla fine, per tenerlo un po', e questo io lo toglierei. E questo, vediamo un po'. Vedete come ci stiamo avvicinando? Inizia un pochettino a sembrare veramente incandescente. Poi a Photoshop gli possiamo aggiungere del fumo qui e dovremmo riuscire ad avere un discreto risultato. Cambio ancora leggermente la sfumatura dell'opacità. Ok, lasciamolo così. Va bene. Adesso, quindi abbiamo visto i molti materiali, abbiamo visto i materiali, le varie mappe dei materiali. E sono importanti queste cose, le mappe dei materiali, la mappa delle diffuse, delle speculari, dei bump e dell'opacità, perché è una cosa che trovate in tutti i programmi di rendering 3D, è proprio la base della creazione dei materiali nel mondo tridimensionale. Adesso abbiamo visto anche la parte di environment, quindi penso sia chiaro il discorso di come gestirsi le luci, di come andare a fare, quasi a pitturare le luci e le ombre sul vostro pezzo. Abbiamo visto l'importanza delle reference, perché le reference vi danno un aiuto, perché se partite da zero, andando senza reference, rischiate di andare un po' a caso e fate più fatica, ci mettete più tempo e il risultato non è buono. Quindi tenete sempre, sempre, sempre delle reference, che siano delle reference per l'inquadratura, delle reference per la composizione, per le luci, per i materiali. Poi, adesso andremo ad aggiungere questi effetti di luce con queste ombre. Per farlo, possiamo utilizzare delle maschere, quindi dei piani, quindi creiamo un piano. Allora, vedete che io qui ho un piano. Io magari a questo piano gli voglio applicare, cioè voglio utilizzarlo come se fosse un'immagine in trasparenza, da utilizzare come ombra per proiettare questi effetti con tipo gli alberi, eccetera, eccetera. Per farlo dobbiamo cercare un'immagine, una silhouette di una pianta. Ovviamente sempre in bianco e nero. Quindi andiamo a cercare una silhouette che può essere, che può andare bene per creare l'effetto che vogliamo creare. Sì, forse più una cosa tipo anche questa. Vedete che ha il watermark?
Dategli un po' di luminosità e contrasto se vedete che ha il watermark, perché dobbiamo cercare di avere un bianco pulito sotto. Gli aumentate il contrasto e basta. Unite i livelli e gli aumento un po' la risoluzione, giusto per non avere troppo l'effetto pixelato, così potrebbe andare. La salvo, trascino e la metto nelle opacità. No, aspettate, sposto un attimo. Trascino e la metto nella mappa dell'opacità. Ecco, vedete che cosa ha fatto? Me l'ha bucata. Io la voglio al contrario. Come faccio ad averla al contrario? O la invertite a Photoshop facendo Ctrl-I, oppure lo potete fare anche su Keyshot andando sul grafico e tenete conto che qui voi avete tutta una serie di utilità, come ad esempio luminosità, contrasto e altre cose che vi possono essere utili per post-produrre, tra virgolette, le immagini. In questo caso voglio invertire il colore, quindi Color Invert, quindi cosa faccio? Questa, quando va qui, viene invertita e poi la collego all'opacità. E questo è il risultato. E vedete che io ho creato, vedete che ho già sto iniziando ad avere quell'ombra. Ovviamente questo è un piano, faccio tasto destro, Move Part, e me lo giro come voglio e dove voglio. Questa cosa è utilissima per quando si vogliono fare questi effetti di ombre, senza dover fare delle geometrie tridimensionali, perché sennò l'alternativa era farvi la silhouette dentro Rhino e poi spostarvela. Allora, vedete qui cosa è successo? Io ho cercato di ingrandirla. Ovviamente ho ingrandito il piano, vedete che è più grande, però lui me la ripete. Per togliere la ripetizione dovete andare in texture. Ah già, però qui io ho applicato l'inverti, quindi dovete andare a richiamare il grafico dei materiali, doppio clic sull'immagine, e andate qui, vedete che c'è ripeti in orizzontale e ripeti in verticale. Se li disattivate succede questo. Ovviamente noi non ci serve così, quindi dobbiamo tenere attivo questa cosa qui, però andiamo a ingrandire l'immagine. Per ingrandirla, lui adesso ha una proiezione box, io gliela metto in planare perché tanto a me serve planare. Attivo il move e vedete che lui mi ha fatto uscire questa specie di controllo e gliela ingrandisco. Ed ecco qui, ingrandisco, perfetto. E gli do l'ok. Muovo di nuovo la parte, ecco qua. Vedete che stiamo iniziando a dargli un pochettino, quasi un contesto. La cosa interessante del fare gli still life è che se voi riuscite a dare con le luci e le ombre un'atmosfera, voi riuscite a dare anche quasi un'ambientazione all'oggetto pur non inserendo niente nella scena. Infatti, se io vado nella telecamera, vedete che iniziate a intravedere un contesto, iniziate a immaginarvi che magari sia in un ambiente con un albero vicino, vi proietta dentro un contesto, ma nonostante in scena non ci sia niente. Ok, secondo me può andare così, tanto serve un po' per farvi capire il tutto. Ora vi faccio vedere la reference. Vedete come ci siamo avvicinati moltissimo a questa atmosfera? L'avere una reference vi aiuta anche per i materiali. Vedete come adesso sto notando che il materiale dell'incenso è totalmente sballato, quindi andremo un attimino a modificarlo, portarlo più come questo. Ho cambiato un po' il colore dei materiali, ho alleggerito un pochettino la mappa delle riflessioni sulla bacchetta e sulla parte proprio di incenso, come vedete. E direi che adesso a livello di colorazione iniziamo ad esserci. Un'ultima cosa che vi faccio vedere è la parte di luci. Allora vado nella fricamera. Ok, in questo momento io ho impostato la modalità interni. Il light preset non sono altro che delle impostazioni che servono per gestire i rimbalzi di luce nella scena, che servono a calcolare, diciamo, i colori, le riflessioni, le ombre e via dicendo. Ci sono diverse modalità, cioè ad esempio la performance è quella che vi alleggerisce il calcolo e vi toglie anche tante cose, vedete che diventa molto, molto semplice. La performance serve per in quelle situazioni dove dovete muovervi nella scena, ma magari la vostra scena è molto pesante e fate fatica. Allora lo mandate in modalità performance e vedete che scorre molto fluido. Poi c'è la modalità basic, che è quella standard basica, che attiva luci, ombre, riflessioni, eccetera, eccetera. E poi c'è la modalità prodotto, che migliora alcuni piccoli aspetti. Quello che cambia quando passo da una modalità all'altra non sono altro che questi settaggi. Ad esempio, il numero di rimbalzi di luce. Cosa vuol dire? Vi faccio vedere. Se io, ad esempio, metto due specchi, quindi prendo due pannelli, gli do un materiale riflettente. Ok, vado a infilarmi qui dentro. Ok, e qui vedete il brucia incenso che si riflette in questi pannelli. A un certo punto vedete che c'è del nero. Se io vado a contare quante volte si riflette, molto probabilmente sarà più o meno 14 volte. Se io riduco il numero di rimbalzi di luce, cosa succede? Succede questo, vedete? Il numero di volte con cui viene fatta riflettere la luce diminuisce. E abbiamo questo effetto. Invece, se lo aumento, guardate cosa succede. Vedete che va sempre più all'infinito. Ovviamente non va all'infinito perché se noi lo mandassimo all'infinito, il programma continuerebbe a calcolare i riflessi di luce per sempre. Invece, il fatto di limitargli il numero di volte che deve calcolare i rimbalzi di luce ci aiuta un po' a limitare il tempo di calcolo. 16 è un buon valore. Di solito, infatti, lo trovate ad esempio in Protect sta a 14, in Interior sta a 16. Nella modalità Interior, quello che si attiva è questa modalità che aiuta per quanto riguarda le ombre, perché fa riflettere la luce sulle pareti. Immaginatevi di essere in una stanza, la luce entra dentro la stanza, però la luce rimbalza anche su tutti i muri e si riflette poi
sul prodotto, quindi crea un'illuminazione sul prodotto che è un po' più diffusa. Poi c'è la modalità gioiello, la modalità gioiello attiva quelle che vengono chiamate le caustic, e ve le faccio vedere su. Allora, le caustic sono questi effetti qui. Immaginate la luce che attraversa un oggetto trasparente, con magari tipo un bicchiere, con del liquido, e le caustic sono questi effetti qua. Possono essere utili per creare un'atmosfera e degli effetti particolari, un po' più realistici. In questo caso io utilizzo la modalità interni, perché anche se non siamo in un interno, perché alla fine in un certo senso noi qui siamo in un esterno, però funziona bene in questo caso perché crea delle ombre molto morbide e crea una buona illuminazione generale. Ok, torno alla mia inquadratura. E quindi abbiamo visto un po' di cose. Adesso arriviamo alla parte di rendering vero e proprio. Per la parte di rendering, io attivo sempre come formato il formato PSD a 16 bit, attivo il canale alfa e vado nella parte delle passate e faccio render layer, lo attivo, poi attivo la passata del clown e possiamo attivare la passata della depth, della profondità di campo. Tutto questo lo dobbiamo aggiungere ai livelli di Photoshop nel PSD, quindi attivate Add to PSD. Poi andiamo nelle opzioni di rendering, iniziamo con 64 sample. 64 è un po' lo standard, e di solito si parte con questo valore, poi se vediamo che il rendering non viene abbastanza bene possiamo aumentarlo, se vediamo che durante il calcolo del rendering 64 è eccessivo possiamo abbassarlo. Clicchiamo su Render e lui comincerà a fare il nostro rendering. E vedete qui sotto il numero di sample a cui è arrivato. Lo lascio renderizzare fino alla fine e poi passiamo a Photoshop. Quando aprirete il vostro file PSD, vi ritroverete in questa situazione e troverete questo gruppo che si chiama Render Pass. Nei Render Pass noi gli abbiamo detto di renderizzare la mappa. Scusatemi. Gli abbiamo detto di renderizzare la passata del clown. Se vi ricordate, in output avevamo messo depth e clown. La mappa del depth la fa separatamente, mentre la passata del clown l'aggiunge già ai livelli perché avevamo attivato add to PSD. E come vedete, la passata del clown, adesso accendo il livello, non è altro che una specie di maschera con colori diversi in base ai materiali diversi ed è molto utile perché ci aiuta a selezionare le varie parti del nostro oggetto in base al materiale. Se io prendo la bacchetta magica, seleziono ad esempio tutto il rosso, lui mi seleziona tutto il rosso. Se seleziono un altro colore, mi seleziona un altro colore. In questa maniera noi possiamo andare, spegnendo la passata del clown, andiamo sopra il livello dell'immagine, possiamo aggiungere dei livelli di modifica che vanno ad agire solo su questa parte qui. Ad esempio, proviamo a cambiare la saturazione e vedete che noi interveniamo solo su quella parte lì. Ad esempio, questo io lo voglio fare più tipo oro rosa. Vedete che ho cambiato i valori. E cosa posso fare? Lo voglio anche nella parte sopra. Quindi io vado nella parte sopra, seleziono la parte che mi serve, vado nella maschera che avevo creato, premo Alt, entro dentro e faccio Ctrl I. In questa maniera agirà anche su questa qui. Ritorno alla mia immagine ed ecco qua. Vedete come senza dover fare un nuovo rendering io ho cambiato il colore. L'unica cosa, notate però anche qui sotto, vedete che c'è un colore diverso a livello di riflessione, perché il nostro rendering originale era color oro giallo, invece qui è diventato oro rosa. Se noi andiamo di nuovo nella passata del clown, selezioniamo il fondale, possiamo ovviare un pochettino a questo problema, magari togliendo la saturazione al fondale. Quindi andiamo su black and white. Ora, io ho già fatto un po' di modifiche, le avevo messe in un gruppo e avevo aggiunto anche il fumo. Vi spiego come aggiungere il fumo, è molto semplice. Basta andare a cercare un'immagine di fumo in bianco e nero. Quindi andiamo su smoke. Magari mettiamo image e vedete che abbiamo ad esempio questa immagine qui. Io adesso per far veloce faccio una semplice cattura. Copia, incolla. Per togliere il nero basta andare su le fusioni di livello e cambiargli la fusione di livello e metterla in screen. Non sbaglio, vediamo un po'. Sì, in screen. E vedete che lui toglie tutto nero e lascia solo i bianchi. E quindi possiamo piazzare il nostro fumo. Perfetto. Io direi che possiamo fermarci qui. Spero che sia stato tutto chiaro e utile per capire come renderizzare un prodotto in Still Life dandogli un minimo di atmosfera e non semplicemente metterlo con uno sfondo bianco neutro.